cerchiamo per un giretto a vedere se troviamo qualche bel dronzino stamattina. Tempo ideale, la marea ideale, la luna favorevole. Andiamo a vedere se troviamo qualche bel pezzo per farci quattro fotografie. E chissà. Culo alla balena. Subito cominceremo a lanciare per vedere se riusciamo a incrociare qualche bel pezzo. Cerchiamo il posizionamento giusto in base alle caratteristiche del fondale. Prima batteremo poi i bordi del canale di uscita, dove ci si forma un gradino abbastanza pronunciato tra il fondo e il canale stesso, e vediamo. Siamo in zona. Cominciamo piano piano a sondare la zona intorno a noi per vedere se c'è qualche movimento, sentire, capire come si muove la barca in base alla corrente, allo scarroccio. Facciamo un po' di prove in zona, dopo piano piano andremo a sondare altre posizioni sul misto Posidonia-Sabbia, che sono le zone assolutamente ideali per il branzino in caccia, dove normalmente si ferma ad attendere le sue prede, nascondendosi sia tra la posidonia oppure attendendo a mezz'acqua che ci sia qualche preda che esce dalla posidonia per poterla ghermire e così ingrassare. Io ho dato un recupero abbastanza veloce e molto, molto matto, diciamo, molto gercato nei movimenti della canna, con frequenti colpi di cimino, colpi di canna, aiutato anche dal polso, e comunque abbastanza sostenuto nella velocità, proprio perché qua ci troviamo ad affrontare pesce selvatico, pesce che è abituato a dover correre, a cacciare in velocità per potersi nutrire. In queste condizioni, soprattutto in acqua libera, diciamo, mare aperto, è quel tipo di recupero che io ritengo più produttivo per riuscire ad ingannare il pesce e ad avere buoni risultati e frequenti. Recupero lento e regolare può andare bene anche nelle zone chiuse, nelle zone di canale, vicino ai canneti, dove c'è movimento d'acqua notevole, con correnti superiori anche ai 2-3 nodi. Ecco, adesso abbiamo avuto un piccolo inseguimento, un pesce sul chilo circa, che ha rincorso l'artificiale ma non era molto propenso ad attaccare. C'è un bel movimento di pesce in superficie, ci sono aguglie, ci sono cefali che stanno mangiando a galla. Tutto dovrebbe essere favorevole per la buona riuscita
della pescata odierna. Adesso c'è stata una cacciata proprio a una cinquantina di metri da noi, classica cacciata di branzino con scodata a galla, niente a che vedere con le mangianze, col movimento dei cefali e delle aguglie. Adesso proviamo a spostarci un po' in quella direzione e vedere se riusciamo ad aver ragione di quel pesce, vediamo. Per sondare bene la zona di pesca effettuiamo una serie di lanci a raggiera intorno a noi, proprio a vedere se c'è del pesce in movimento, del pesce in caccia, perché normalmente i branzini quando si muovono, dipende dalla pezzatura, fino al chilo e mezzo, 2 chili, si muovono sempre in branco insieme ad altri esemplari, alcune volte anche parecchi esemplari della loro stessa taglia o giù di lì, mentre quando siamo in presenza di grossi esemplari, lì invece si tratterà di una pesca proprio di un pesce isolato, massimo 2, e si viaggiano in compagnia, quindi normalmente sul pesce piccolo, sul branco di pesce piccolo avremo risultati sempre della stessa taglia, della stessa misura all'incirca. Poi quando incominciano a refarsi le catture di pesci di una taglia medio piccola, diciamo, possiamo avere l'incontro con il big della specie. Già quest'anno in queste zone sono stati pescati pesci di oltre 6 kg. E proviamo. Normalmente però il pesce grosso si muove con il sole bello alto e temperature più calde. Anche in estate succede di incontrarli in giornate di calma piatta e 30, 32, 35 gradi di temperatura. Una sofferenza per noi pescatori, ma sicuramente un gran bel risultato. Proviamo anche a cambiare taglia artificiale a sto punto, cercando di vedere se il pesce mangia su qualcosa di più corto, più appetibile, magari più adatto alle loro esigenze del momento, perché talvolta basta solo il cambio della misura dell'artificiale senza neanche cambiare colore o tipo di movimento e avremo dei buoni risultati. Da 18 centimetri con il quale stavamo pescando siamo passati adesso a un 14, leggermente più corto, però con un movimento più frenetico, più nervoso in acqua, sempre per simulare il pesce in difficoltà che sta scappando dal pericolo che ha notato, quindi il predatore in caccia. Anche qui sempre un recupero molto molto allegro, molto veloce, con frequenti zercate, con frequenti movimenti di cimino e di polso che imprimiamo alla nostra canna. C'è un bel movimento in superficie, molto bello. Tanti cefali, tante aguglie, stanno muovendo a galla.
abbiamo il pesce in canna. Mi ha visto. È un bel pesce. Ok, bella cattura. Wow, grande. Liberato. E lo possiamo vedere in tutta la sua bellezza. Guardate che meraviglia. 4 kg, forse anche abbondanti. Un bel primo piano. A boccuccia delicata. Bene, questi sono i pesciolini che a noi piace prendere, questi sono i pesciolini che noi qui a Grado cerchiamo sempre. Ciao ragazzi. Giusto una cosa da ricordare, è questa l'arma che sta ormai mettendo paura a tutti i nostri amici. Mommotti, 18 centimetri. In questo caso, color sardina, acciuga, più che meglio dire, oppure riproducendo la livrea del cefalo, del mugine, qua, recuperato a giarcate, abbinato alla Labrax. Sempre si spin made, nel progetto si spin made. Due gioiellini che ci permetteranno grandi catture in continuazione. E adesso continuiamo a provare.